Alcune delle piante che coltiviamo in giardino temono il gelo, soprattutto quando è molto intenso e quando si prolunga per lunghi periodi di tempo. In vivaio possiamo trovare alcuni materiali molto utili per preservare le nostre piante dal freddo. Se dobbiamo riparare una pianta dal freddo ed anche dall'umidità, possiamo utilizzare del materiale plastico. Questo materiale è impermeabile, quindi avvolgendovi la chioma della pianta eviteremo che si raffreddi eccessivamente e che riceva l'acqua delle intemperie. Se possibile, ricopriamo la nostra pianta mantenendo un intercapedine tra le foglie e la plastica, in modo che ci sia una migliore ventilazione. Inoltre, se possibile, cerchiamo di lasciare almeno qualche spiraglio nella copertura. In questo modo eviteremo il crearsi di condensa sul fogliame. Durante le giornate più calde possiamo anche pensare di aprire leggermente la copertura per garantire alla pianta un buon ricambio d'aria. A seconda delle esigenze della nostra pianta possiamo scegliere tessuti plastici di diverso spessore. Ma evitiamo teli eccessivamente spessi, che possono risultare troppo pesanti per la pianta o scarsamente malleabili e difficili da avvolgere attorno alla pianta stessa. Se non abbiamo la necessità che le nostre piante siano al riparo dall'umidità invernale, possiamo scegliere invece dell'agritessuto per ripararle. Si tratta di uno speciale tessuto di colore bianco o verde, detto anche tessuto non tessuto. Questo materiale risulta essere decisamente un ottimo isolante dal freddo. Allo stesso tempo, permette alla luce solare di raggiungere le piante, ma è anche traspirante, quindi al suo interno non si formano dannose condense. Anche di agritessuto esistono vari tipi, di spessori differenti, in modo da essere utilizzabili anche nelle zone più fredde. Possiamo trovare in commercio anche i comodi cappucci di agritessuto, per riparare dal freddo la chioma degli arbusti più delicati. Nelle zone di mare, spesso ciò che preoccupa non è la bassa temperatura, ma il vento. In questo caso si possono utilizzare cannicciati di bambù o stoglie di fibra naturale, da posizionare vicino alle piante, in modo da ripararle dal freddo. Nel caso di palme o piante simili, invece, si può intervenire legandole strettamente con delle stuoie, in modo che l'aria fredda non penetri tra le fronde.